Che cosa sei tu? Io oggi ho portato una torta a casa tua, che mi hai chiamato una signora e ti vedi per la torta che è tre mezzi. C'è una pezza però, anziché portare la scala a casa, mi metto la scala del caposanno, mi metto circa, ovvio. Non c'è lì. Non c'è lì. Ma perché datemi una pezza? Ma guarda il tranno, come la vuoi mettere tu? Tutto comprato. L'unica cosa, qualcosa che ha pena. Ma perché la prendi per me? Ma che sei di caro, figlia? Se vai, non ti preoccupare. Severe! Lo so, Però comunque stai sempre al modo d'andare. Se sto questa faccia non... Che lo fa? Sì, sì. Ho una sola, forse, perché voi stonano nel senso che non mi leggano. Ho una dei dannata da. Lui è così. Un faccio a fondo, un grighetto. Tu non fa niente, stai come te bianco qua. Non lo fa. Ma lo faccio io, grighetto, lui ci... Lo fa un breve. Alla fine, no, così vai finire. Ah, io devo pure per favore. Che vuoi, no? Quindi vai, ma lo stampo, lì, non è buono. All'esterno, tipo cambiano aspetto, c'erano dei fiori dentro che magari la colliva non danno c'entrare. E le pietre c'erano. Sì, così sì, era, sì, però fatta abbandonata, qua è stata ripresa. 1960. Oh, ma veramente, perché non puoi fare? Ma che sarà? Non lo so, io vado a fare, che dici? Ci si va, non lo so.
nello Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Apriamo il nostro cuore alla misericordia di Dio in questo giorno in cui la Chiesa ricorda il Sacro Cuore di Maria, una festa che prima, come il Sacratissimo Cuore di Gesù che abbiamo celebrato ieri, era vissuta con più ardore e con più fede, perché anche noi attraverso l'esempio di Maria qui su questo altare devozionale ripreso a distanza di anni, le cose storiche servono per la memoria e per lasciare agli altri che verranno il dono della fede, quel dono che abbiamo ricevuto, così come Maria ci accompagna nel nostro cammino. Ringrazio ognuno di voi per questo invito, nonostante i tanti impegni, però è un piacere vivere questi momenti di gioia e a volte anche di dolore che segnano la nostra vita. Ma prima, guardandovi, mi veniva in mente quello che la Chiesa oggi ci ricorda, anche Papa Francesco. Abbiamo perso un po' l'abitudine di vivere nei cenacoli o nei quartieri delle nostre abitazioni, perché possiamo rinnovare questo. Una volta ci contagiavamo, come dice la canzone, un po' di più nell'energia positiva, nel parlare, nel condividere quelle cose che otteniamo anche con il lavoro. Oggi invece siamo chiuse nelle nostre case e non condividiamo. Chiediamo anche questo al Signore, affinché possiamo uscire un po' di più per portare quello che siamo agli altri, la gioia di stare insieme e anche la gioia del Vangelo. Pertanto umilmente gli chiediamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho tutto peccato di pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli di pregare per il mio Signore nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. Perdona, Signore, le colpe dei tuoi figli e poiché non possiamo salvarci con le nostre sole opere, ci soccorre l'intercessione del cuore immacolato di Maria, Madre del tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci mettiamo a sedere in ascolto della parola di Dio. Dal libro della Genesi. In quei giorni il Signore apparve ad Abramo alle pesce delle mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro all'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' di acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Permettete che vada a prendere un boccone di pane e rimbrancatevi il cuore. Dopo potrete proseguire, perché è ben che per questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse: «Presto, tre staia di frutti farina impasta le fanne focacce». All'armento corse lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese latte acido e latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li porse a loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero: «Dov'è Sara, tua moglie?» Rispose: «È là, nella tenda». Il Signore riprese: «Tornerò da te fra un anno. A questa data, allora, Sara, tua moglie, avrà un figlio».
Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda ed era dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni. Era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse: «Avvizzita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio signore è vecchio». Ma il signore disse ad Abramo: «Perché Sara ha riso dicendo: potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualche cosa impossibile per il signore? Al tempo fissato tornerò da te alla stessa data e Sara avrà un figlio». Allora Sara negò, non un riso, perché aveva paura, ma quegli disse: «Sì, hai proprio riso». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Benedetto sei tu, Signore, Dio fedele. Benedetto sei tu, Signore, Dio fedele. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Benedetto sei tu, Signore, Dio fedele. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Benedetto sei tu, Signore, Dio fedele. Ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Benedetto sei tu, Signore, Dio fedele. Ha soccorso Israele, il suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Benedetto sei tu, Signore. Dato in mano ogni cosa, e chi crede nel Figlio alla vita eterna. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo, entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava: «Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente». Gesù gli rispose: «Io verrò e lo curerò». Ma il centurione riprese: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io, che sono un subalterno, ho soldati sotto di me, e dico a uno: va ed egli va, e a un altro: vieni ed egli viene, e al mio servo: fa questo ed egli lo fa». All'udire ciò Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano: «In verità vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, ove sarà pianto e stridore di denti». E Gesù disse al centurione: «Va e sia fatto secondo la tua fede». In quell'istante il servo guarì. Entrato nella casa, Gesù vide la suocera di Pietro che giaceva a letto con la febbre. Le toccò la mano e la febbre scomparve. Poi essa si alzò e si mise a servirlo. Venuta la sera gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la sua parola e guarì tutti i malati, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: «Egli ha preso le nostre infermità e si è addossato le nostre malattie». Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. La parola di Dio che abbiamo ascoltato in questo giorno ci aiuta anche a rileggere questo momento. Una chiesa, dice Papa Francesco, non so se l'avete letta, l'esortazione apostolica
la gioia del Vangelo, una Chiesa in uscita, cioè una Chiesa che non si ferma ad essere tale tra le quattro mura delle nostre basiliche, dei nostri santuari, ma una Chiesa che entra nel vivo della vita, dove Gesù Cristo stesso, come abbiamo ascoltato, è entrato. Ed è stupendo questo brano dell'accoglienza di questi tre uomini che entrano nella casa di Sara e di Abramo, ormai anziani. È emblematico, ma ancora oggi può insegnare ad ognuno di noi ad essere capaci di accogliere l'altro. Forse la prima cosa, perché a me piace molto il dialetto, che rende molto l'idea, anche se ci facciamo un sorriso, prima di tutto dovremmo accogliere noi stessi, perché noi non ci sopportiamo più, prima con noi stessi. Noi dovremmo prima essere capaci di accoglierci e poi riscoprire che l'altro, la persona che ci sta accanto, che incontriamo, può essere conosciuto o non conosciuto, è un dono per noi e siamo chiamati a riconoscerlo anche come dono e come mandato dal Signore. Questi tre uomini sono stati mandati da Dio alla tenda di Abramo e Sara nell'ora più calda, nell'ora in cui meno avrebbero atteso la voce e la parola del Signore, perché Dio è fedele. Noi come siamo? Manteniamo le parole? Voi che dite? Sì, sì. Le mantiniamo? Non tanto. Diciamo una cosa, lo facciamo, perché poi ci pensiamo un po'. E invece dovremmo sempre di più riscoprire la fedeltà di Dio, questo amore gratuito che rimane fedele e soprattutto la sua parola è una parola che non passa. Egli offre ad Abramo e a Sara ciò che umanamente non era più possibile. Non avevano potuto avere figli, ma a Dio nulla è impossibile. E allora anche noi, quando ci ritroviamo ad essere in uscita, cioè qui in questo luogo che non c'è una struttura, una chiesa, ma siamo noi, chiesa, cristiani, battezzati, che riscopriamo l'amore e la misericordia di Dio che viene a guarirci. A guarirci da che cosa? Dall'indifferenza, dall'egoismo, dalla sopraffazione o dalle ingiustizie del nostro tempo. E allora dovremmo sempre di più, negli ambienti dove noi viviamo, nei crocicchi delle strade, nei cenacoli, dove una volta si impastava il pane, a me piace molto, pure a Nocera c'è qualche vico, no? Dove si va e ancora si respira quell'aria di 30 o 40 anni fa o di più, perché oggi ci siamo, come dire, tecnologizzati. E invece Papa Francesco ci dice una cosa importante, non solo di essere una chiesa in uscita, ma una chiesa della gioia. Voi siete felici, siete contenti? Sicuro? Anche se ci sta qualche guai, un po' di sciatica, un po' di problemi dell'età, no? La chiesa della gioia, perché la vera gioia chi è? Non sono soltanto le cose che abbiamo realizzato anche con sacrificio, e Dio sicuramente con noi, ma soprattutto quando la nostra vita permette a Dio di entrarvi, quando riscopriamo che Lui è la nostra vera gioia e riusciamo ad uscire da noi stessi, dalle difficoltà. Il centurione crede in Gesù Cristo. Credere in Lui significa non solo perché Egli ha compiuto e compie dei miracoli, ancora oggi può compierli, ma se noi andiamo, cioè accogliamo e usciamo da noi stessi il Signore. E allora vogliamo ritornare nelle nostre famiglie, dice, ma io sono vicchiarello, sto a casa mia, non dopo fastidio, non voglio essere dato fastidio, no? Lo disse una vecchietta. E allora il sacerdote gli rispose, è un'altra donna come voi, Immacolata Concezione. Perché sta signora dice, in peccato non lo faccio. Prego, sto a casa mia, non dopo fastidio a nessuno. È un po' questo il rischio del nostro tempo, dove abbiamo tutto, però abbiamo perso la bellezza di stare insieme. Gesù ci invita a riaccoglierci non solo nella nostra umanità, al di là delle parentele, dei rapporti sociali, politici o religiosi,
ma in quanto fratelli, riscoprire questa fraternità universale che ci permette di accogliere e di annunciare Gesù Cristo. Io questo vi auguro. A volte non è semplice, perché presi dalle cose vive nella gioia, ma la gioia è nelle piccole cose, anche di un sorriso, di quello che tante volte ci doniamo, nel salutarci e soprattutto nel fare memoria del grande dono della vita. Allora questa sera, dopo 60 anni, ricordare anche 60 anni di questa cappella, di coloro che così semplicemente si sono predisposti ad operare per far sì che questo luogo di passaggio diventasse anche un luogo di incontro, di ricerca di quella fede che tante volte portiamo solo dentro di noi, invece dobbiamo testimoniarla, annunciarla, viverla nella nostra esistenza, viverla lì dove tante volte noi Gesù Cristo non lo accogliamo. Tante volte quando litighiamo tra di noi, quando dobbiamo cercare delle ragioni, Gesù Cristo ci entra. Quando dobbiamo parlare di un problema religioso, politico, sociale, Gesù Cristo c'entra. E allora che cristiani siamo? Invece Gesù Cristo deve venire lì dove noi pensiamo che lui non abbia parola, perché egli, lo abbiamo ascoltato, è la parola fedele. E se siamo qui questa sera è perché la nostra presenza non è solo temporale, momentanea, ma perché siamo chiamati a contemplare il suo volto in eterno. E glielo chiediamo questa sera attraverso l'intercessione di Maria, Sacro Cuore di Maria, perché possa aiutarci sempre di più a riscoprire questa gioia racchiusa nei nostri cuori per portarla ai fratelli, soprattutto a coloro che soffrono nel corpo e nello spirito. Il Papa dice sempre in questa esortazione apostolica di non dimenticarci di essere una chiesa in uscita e una chiesa che si sporca perché si ferma lì dove tante volte si soffre, non si ha di ciò che è necessario e soprattutto condivide le gioie e i dolori. Accogliere i poveri non significa soltanto gli extracomunitari di altre etnie o religioni, ma accogliere anche i poveri che sono in mezzo a noi, quando siamo ammalati, quando siamo soli, quando siamo depressi e a volte ci sentiamo inutili. È lì che noi dobbiamo andare verso l'altro per accoglierlo e offrirgli quella vera gioia che non passa, che è Cristo Signore. Durante il canto offertoriale, insieme al pane e al vino che il sacerdote presenta sull'altare, che è Cristo Signore, porto anche tutte le vostre intenzioni di preghiera per ognuno di voi, in modo particolare per le vostre famiglie, per tante sofferenze che ci sono, e anche per tutti i vostri cari defunti, perché loro ci hanno preceduto nella fede e ci hanno offerto il grande dono della fede, anche la testimonianza. Voi me lo potete ricordare, io me lo ricordo ancora, tante persone che non ci sono più, che hanno annunciato con gioia la fede nella vita di ogni giorno. Noi abbiamo ricevuto questo tesoro e dobbiamo anche noi rioffrirlo a coloro che incontriamo. Accetta quello che noi siamo, vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla tua voce, scartati tante cose vane, fissati nella vita vera. Yeah.
pregate, fratelli carissimi, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Signore, ceda dalle tue mani questo sacrificio, a valore e gloria del suo nome, per il nostro benedetto alla tua santa chiesa. Accogli, Dio misericordioso, l'offerta che ti presentiamo nel devoto ricordo del cuore immacolato di Maria, madre del tuo figlio, e trasforma tutta la nostra vita in perenne sacrificio a te gradito, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolte al Signore. Rendiamo grazie al Signore e nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, Dio Padre onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, ti glorifichiamo, nella memoria della Beata sempre Vergine Maria, per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo Signore nostro. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e la chiesa della tua demonata. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Di tutti i defunti vorrei ricordare in modo particolare tanti sacerdoti che hanno accompagnato questo popolo nella fede, in modo particolare Don Carmine, Don Battista, tanti altri frati e anche suore che hanno educato questa terra e sono stati testimoni anche con i loro difetti
di Gesù Cristo e di tutti i nostri cari parenti, amici e benefattori defunti che si affidano alla tua clemenza, a metterli a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Martiri, il Serafico Padre Francesco e la Madre Chiara, Sant'Antonio e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare all'Eucaristia vogliamo dire il nostro grazie, il nostro sì a Dio. Quando eravamo bambini, non so se voi che siete un poco più grandicelli vi ricordate, i nostri genitori cosa facevano? Dicevano di tenere le braccia conserte, però non lo facevamo. Adesso che siamo grandi, le braccia non le dobbiamo tenere conserte, ma le dobbiamo aprire. Voi invece di solito le tenete sempre così. Così significa possesso di se stessi, invece no, soprattutto perché siamo là, non li vedete troppo, che è la verità, dobbiamo aprirle, quindi anche sia nella preghiera ma nella vita soprattutto, prendendoci per mano, dobbiamo camminare insieme e quindi pregare, abituare anche i nostri giovani, i nostri bambini a prenderci per mano nella vita per lodare il Signore e ringraziarlo e cercarlo sempre. E insieme diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, che possiamo sempre vivere nella pace e nell'unità, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli di Dio donatevi un gesto di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona la buona pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sei degno di partecipare alla tua mensa, ma ti sta dando la parola che io ti ascoltavo. Pagina 1. Sulla strada del suo impegno, sei
preghiamo. O Signore, che ci nutriti dei tuoi sacramenti in questa celebrazione, in onore del Sacro Cuore della Beata Vergine Maria, fa che sul suo esempio collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Volevo ancora ringraziare coloro che si sono organizzati per ripristinare, tenere bene questo luogo. La nicchia c'è appunto l'immagine di Maria, perché possa sempre illuminare questa zona, ma anche tutto il nostro paese, per essere sempre testimoni di vita cristiana nelle piccole e grandi scelte della nostra vita. Ringrazio tutti, non mi hanno detto di dirlo, che lo hanno fatto così semplicemente, ritrovandosi e collaborando. E nella vita di ogni giorno, che noi dovremmo fare così, non solo per le cose di culto, ma anche per quel bene che attraverso di noi può passare verso gli altri. Prima facevo una battuta con i due bambini, e i bambini sono uguali qui in Africa, dovunque. Ho detto: che fate quest'estate? E loro hanno detto, io ho detto giochi alla PlayStation. Qualcuno di loro mi ha risposto sì, e poi dico: non leggete un poco? E lui ha detto: sì, abbiamo un libro che dobbiamo fare per l'estate. Ho detto: ma hanno fatto un solo. Perché questi nostri figli giustamente vivono nell'era della tecnica, del progresso, ed è un bene sicuramente, ma non è l'unico bene. Noi dobbiamo offrirgli tante altre belle cose che abbiamo anche in questo paese, a livello culturale, sociale, civile, politico, religioso. Allora impegniamoci in questo, per dare il meglio in tutto, nell'umanità e anche nella fede. Io vi ringrazio di cuore, vi saluto tutti con affetto, e vorrei che in questi giorni, perché da lunedì prossimo iniziamo il campo scuola con i ragazzi, dai 6 ai 16 anni, sono 150 ragazzi, insieme con tutti gli animatori e via dicendo. Quindi vorrei che pregaste, perché quello che facciamo in ogni comunità parrocchiale e via dicendo possa essere soprattutto presenza del Signore, non tanto per fare delle cose, ma per essere e trasmettere degli insegnamenti. Che il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Portate a tutti la gioia di aver incontrato il Signore della vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Che il cielo riserva, non vi stella più bella di te. Bella tu sei quel sole, bianca più della luna, e le stelle più belle non sono belle a quadri. Bella tu sei qua sole,
velocemente, doveroso ringraziare in ordine il comune che ci ha permesso di fare tutto questo. A seguire poi le persone che ci sono state vicine. Se bisogna contarle alla fine non riesco, perché effettivamente un sacco di persone. L'unica cosa che voglio ringraziare, faccio un nome, ma gli altri non si devono arrabbiare, è Massimiliano Salvatello, che ha tolto tanti giorni al proprio lavoro per dedicarmi qua vicino. Io una cosa ho detto prima di celebrare la messa, per quanto mi riguarda ogni cosa che verrà fatta in questo luogo, rosario, messa, mi auguro qualche altra messa, ma non deve essere un obbligo per voi. Se io o altri amici miei inviteranno qualcuno, non deve essere per un dovere di riconoscenza per l'amicizia. Ognuno di voi verrà invitato, poi sarà padrone o meno di scegliere se venire o meno. Quindi io ho detto che per quanto mi riguarda, ripeto, questa messa con altre cose sarà sempre per me, ma penso pure per gli altri, per le persone che in questo momento soffrono e hanno bisogno di aiuto attraverso un momento particolare. Stop, io non voglio dire nient'altro, l'unica cosa, non andate via, che abbiamo preparato un piccolo buffet che sarà preparato fra un paio di minuti. Vi ringrazio di vero cuore da parte di tutti. Chiedo scusa. Sì, ha detto che vorrebbe dire solo due parole, nonostante gli inviti. Grazie, buonasera. Io voglio associarmi alla parola di padre Raffaele, che saluto con tanto affetto. L'ho visto crescere in casa mia, ora è in prestito, diciamo che siamo in prestito all'Ocera, ci auguriamo che possa tornare quando prima, anche penso a noi, insieme ai nostri frati di Polla. Dicevo prima di associarmi a quando ai ringraziamenti di padre Raffaele, e lo voglio fare anche io come amministrazione. Voglio ringraziare gli abitanti di questo quartiere, voglio ringraziare il comitato del quartiere dello Spinoso, che facendo seguito a una delibera che abbiamo approvato in Consiglio Comunale, maggioranza e minoranza, quello di chiedere a voi cittadini una collaborazione per la cura dei nostri beni. E loro, insieme a altre associazioni, sono stati dei primi, diciamo, a prendere questo percorso. Anzi, questo messaggio sta avendo un grande interessamento da parte della, e questo veramente mi fa piacere, perché si vede che in questo momento il cittadino ci tiene alla cura del nostro patrimonio comunale. Quest'area con la Madonnina Immacolata, poi Immacolata di Maria, fu, diciamo, messa in questo posto nel 60, poi dopo il terremoto fu ristrutturata, poi grazie sempre agli abitanti di questo quartiere è stata mantenuta alla meglio. Oggi la vediamo risplendere, un, diciamo, proprio uno spazio bellissimo, uno spazio di preghiere, di riflessione e anche di ricordi. E allora io voglio, l'appello qual è? Che si tenga cura di questo spazio, non solo come amministrazione, ma proprio quella collaborazione che già è stata messa in atto. L'hanno fatto per i Cappuccino, l'hanno fatto già per fare la rimembranza per l'ex vivaio, l'hanno fatto già per la stazione, ieri mattina è arrivata un'altra richiesta per lo spazio davanti alla vecchia taverna, con c'è l'Apis, che diciamo, non è solo stato di abbandono, ecco, purtroppo questi beni chiedono manutenzione, chiedono anche cura, ma soprattutto da parte del cittadino. Noi abbiamo installato una fontana come questa in via stazione, già hanno portato via parte della fontana, sul palco della rimembranza hanno portato via le braccia della statua che abbiamo messa, diciamo, l'anno scorso abbiamo strutturato, la cappella l'abbiamo l'abbiamo pitturata l'anno scorso, quest'anno già in trattato di scritti. Allora io penso che se lavoriamo insieme, come è stato fatto, diciamo, per questo spazio, per questa edicola,
avremo una folla più bella. E penso che una folla più bella è un biglietto da visita non solo per chi amministra, ma anche per i cittadini, perché quando noi andiamo in un posto, come troviamo quel posto, così diciamo, colgiamo anche gli abitanti quel posto. E allora io dico ancora una volta grazie, diciamo, agli abitanti di questo quartiere, grazie ai governi del comitato, al presidente Santino, a tutti quanti i soci di questo comitato, che possiamo lavorare insieme su questo percorso. Sicuramente avremo altri traguardi da venire e anche da festeggiare. E questo, diciamo, è l'augurio che ci facciamo con noi stasera. Grazie ancora. Thank you.